Noi Italia 2012 offre un quadro d'insieme di numerosi aspetti economici, sociali, demografici e ambientali del nostro Paese, attraverso indicatori aggiornati che spaziano dal mercato del lavoro alla cultura, dalle condizioni economiche delle famiglie all'ambiente, alle tecnologie, alla finanza pubblica. Inoltre permette di valutare la collocazione del nostro Paese nell'ambito dell'Unione Europea e di confrontare tra loro le nostre regioni su aspetti diversi. Noi Italia è disponibile sul web e in versione cartacea. I 119 indicatori, suddivisi in 19 sezioni tematiche, possono essere consultati in modo ragionato per settori e per singole schede. Ogni scheda propone una serie di approfondimenti e la versione online offre anche i link alle corrispondenti aree tematiche del sito www.istat.it. Cliccando sulla denominazione di ognuno dei settori del menu generale si accede all'elenco delle schede specifiche che è possibile selezionare singolarmente. Si può accedere a ciascuna scheda anche attraverso l'indice generale. La schermata di visualizzazione delle schede è suddivisa in area commenti e grafici e area download e riferimenti. L'area commenti e grafici comprende uno sguardo d'insieme, ovvero una sintesi del fenomeno rappresentato nella scheda, quindi l'Italia nel contesto europeo e l'Italia e le sue regioni per i confronti a livello europeo e nazionale. Nell'area download e riferimenti è possibile effettuare il download di grafici e tabelle, visualizzare le definizioni utilizzate, il quadro di fonti, pubblicazioni e link utili. La maggior parte delle schede mostra ciascun indicatore per mezzo di grafici interattivi e dinamici che possono essere animati e personalizzati dall'utente. Vediamo subito alcuni esempi. Questa è la scheda consumi da fonti rinnovabili del settore energia. Il sistema di approvvigionamento energetico è un tema fondamentale nella società contemporanea e l'analisi della domanda e dell'offerta delle differenti fonti di produzione di energia è indispensabile per valutare potenzialità e limiti del sistema energetico. Nella scheda è possibile visualizzare il consumo pro capite di energia nel nostro paese, quindi confrontarlo con la media europea e con quello di altri paesi di grandi dimensioni. Dal grafico dinamico si può infatti agevolmente valutare il posizionamento dell'Italia nel contesto europeo a 27. Passando il mouse sul nostro paese, come sugli altri presenti, si visualizza il dato, l'anno di riferimento e l'unità di misura dei dati presentati. Ancora, è possibile rilevare le differenze fra le nostre regioni. Il grafico regionale interattivo mostra infatti la dinamica nel tempo dell'indicatore e si rileva come in Valle d'Aosta e in Trentino Alto Adige la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile sia superiore alla richiesta interna. Inoltre, negli ultimi 10 anni si nota una tendenza alla riduzione della produzione nel nord-est e nel centro. Vediamo insieme un altro esempio, la scheda relativa agli indicatori del tasso di disoccupazione del settore mercato del lavoro. Tutte le schede, sia la sezione l'Italia nel contesto europeo, sia l'Italia e le sue regioni, presentano testi di commento ai grafici e approfondimenti. I testi sono interattivi e permettono di localizzare sulle mappe e sui grafici a barre i paesi europei o le regioni italiane riportate nel commento. Quando si clicca sul nome di una regione italiana, l'interattività del grafico permette di seguire l'evoluzione nel tempo dell'indicatore. Ad esempio, in questa scheda si rileva che nel 2010 il tasso di disoccupazione ha raggiunto l'8,4%, in aumento per il terzo anno consecutivo, ma rimanendo inferiore a quello dell'Unione Europea 27. Il tasso di disoccupazione giovanile è del 27,8% e superiore a quello medio dell'Unione Europea. La disoccupazione di lunga durata, che dura cioè da oltre 12 mesi, riguarda il 48,5% dei disoccupati nazionali. Passiamo ora ad un altro esempio, entrando nel settore stranieri, che presenta dati quantitativi e qualitativi sulla presenza dei cittadini stranieri.
quanti sono, l'andamento nel tempo, la struttura per cittadinanza, i livelli di istruzione, i motivi che li hanno spinti a risiedere in Italia, il tasso di occupazione. I cittadini stranieri iscritti nelle anagrafi dei comuni italiani all'inizio del 2011 sono circa 4,6 milioni, il 7,5% del totale dei residenti. Rispetto al 2001 sono più che triplicati. Le prime cinque collettività per consistenza al 1 gennaio 2011, rumeni, albanesi, marocchini, cinesi, ucraini, rappresentano da sole più del 50% del totale. Nel tempo sono anche cambiati i motivi per i quali gli stranieri, con permesso di soggiorno, scelgono di vivere nel nostro paese. È sempre più elevata la quota di chi è in Italia per motivi familiari. Erano il 13% circa nel 1992, sono il 34% nel 2010. Questi sono naturalmente solo alcuni esempi di schede di Noi Italia 2012. Vi auguriamo buona navigazione!